Questa è la tecnica per stirare la pasta frolla senza che si attacchi al tavolo. Spolverate bene di farina al tavolo e poi srotolate la pasta che avete precedentemente arrotolato sul mattarello. Utilizzate la stessa tecnica col mattarello per deporre la sfoglia di pasta frolla sulla teglia. Sciogliete un po' di marmellata con un goccio d'acqua, senza scaldarla troppo. Utilizzando la stessa tecnica, preparate la sfoglia per le strisce caratteristiche della crostata. E poi le disponete in maniera uniforme a rombo sulla superficie. Rifinite il bordo con una striscia un po' più larga di sfoglia e poi con la forchetta fate dei piccoli segnetti decorativi.